La tradizione musicale argentina rispecchia le diverse origini del popolo, distinguendosi in musica criolla e musica mestizza, entrambe di origine spagnola, con influssi indigeni, sebbene in diverse proporzioni. Le scale adottate sono le pentatoniche oppure le scale europee maggiori e minori, spesso l'accompagnamento è per terze parallele in modo maggiore, frequente è la poliritmia. All'inizio dell'Ottocento fu importata la milonga, una danza popolare di origine uruguaiana, che si diffuse nelle case da ballo frequentate dalla popolazione povera nella regione di Buenos Aires, attraverso diverse vie, principalmente dal Perù, dalla Spagna, dal Brasile e da Cuba. Possiede elementi della musica africana nel ritmo e influenze di danze creole ed europee. Infatti, all'epoca i generi viaggiavano dall'America all'Europa e viceversa, acquisendo trasformazioni e adattamenti in ogni regione specifica. Verso la fine dell'Ottocento nacquero importanti movimenti culturali come la Nueva Musica e la Liga dei Compositores Argentinos, basati sulla valorizzazione dell'antica tradizione indigena. Tra i canti e le danze rivalutate vi furono la milonga e il malambo, accompagnati da strumenti a corde, a fiato e a percussione, come il siku o flauto, il bombo o tamburo e il charango o chitarra pugliese. Escondido al ser bien tocado, salgan a bailar. Con el bombo repiqueteado parezco villar. Dar a la vuelta con tu pareja y escondidita las de hacer jugar. Ahora otra vuelta por la derecha y a la mocita le toca danzar. Il tango è un ballo popolare che significa incanto ed eleganza. Ai suoi inizi, però, il tango era il ballo degli argentini poveri. Il termine tango iniziò a diffondersi a Buenos Aires verso il 1820, riferito a un tipo di percussione usata dagli afroamericani. Comprende musica, danza e testo e canzone. Nata nella regione del Rio della Plata, cioè tra Argentina e Uruguay, sviluppato nelle periferie di Buenos Aires e Montevideo, nella seconda metà dell'Ottocento. Deriva dalla milonga criolla e dalla banera, e all'inizio fu una musica popolare. Il tango utilizza per le sue esecuzioni uno strumento, il bandoneon, che è una fisarmonica di legno. Pur essendo una musica molto sincopata, non utilizza strumenti a percussione e anche gli altri strumenti vengono suonati in modo del tutto particolare, per dare forti accenti di battuta. La sua struttura armonica però è tipicamente italiana, la metà del peso culturale del tango è originaria dell'Italia, perché i nomi dei maggiori compositori di musica a partire dai primi anni del Novecento fino agli anni 30-40 sono tutti figli di italiani. Lo stesso compositore e direttore d'orchestra Astor Piazzolla aveva il padre pugliese.